certamente abbiamo voluto dare un'impronta più forte del solito, non che prima non ci fosse, ma insomma noi abbiamo la presunzione di averla data più forte alla qualità delle opere che verranno proposte in questa edizione di Arte Fiera. Ci sono state un buon numero di gallerie che abbiamo invitato direttamente, però ci siamo un po' presi la briga e il diritto di dare delle indicazioni ai galleristi, e devo dire che abbiamo collaborato tutti quanti abbastanza bene. Credo personalmente di aver dato anche un contributo alla selezione delle gallerie di fotografia e quelle del Focus Est, che erano, come abbiamo detto, sono state assegnate a dei curatori esterni. Questa è un'altra novità. Dopo appunto l'esempio di Maastricht, che apre all'arte contemporanea, o di Fries Masters, che mette insieme appunto i busti neoclassici con i disegni di Andy Warhol, anche noi abbiamo pensato che sarebbe stato giusto sul piano dell'apertura a certi settori di mercato e anche coerente con la natura di Arte Fiera quella di aprire al passato, connotandolo però in modo molto preciso, un passato che parte dalla metà dell'Ottocento, quindi da quel tipo di ricerche artistiche lì, quindi dalle prime avanguardie. In realtà è precisamente il periodo storico che viene definito arte moderna. L'arte moderna comincia con la fine dell'Ottocento, secondo una terminologia non accademica ma molto in voga. Per cui in realtà abbiamo confermato che Arte Fiera è una fiera di arte moderna e contemporanea.